L'evento di cui stiamo parlando si realizzerà il 25 maggio presso la Romagna del Policlinico la mattina e presso la sala giunta del comune a pomeriggio. Perché dico l'evento e non gli eventi? Perché in realtà è un susseguirsi di occasioni di incontro e riflessione su quelle che sono le complesse vicissitudini che possono vivere le persone transgender, gender non conformi, rispetto alle loro condizioni e rispetto ai contesti. Quindi di mattina si parlerà del contesto di cura, del contesto giuridico, nel pomeriggio invece ci soffermeremo in sala giunta su una particolare situazione, quella delle persone transgender in condizioni di detenzione. Perché è importante questo evento? Ma è importante perché è uno dei vari piccoli passi avanti per combattere stigma e pregiudizi. In che senso? Nel senso che appunto il pregiudizio, cioè giudicare una persona prima di conoscerla, in realtà è compagno dello stereotipo, cioè in qualche modo prendere un elemento e, che è di una persona e estendo a tutte le persone. Per esempio, tutti i ballerini sono gay, tutte le calciatrici sono lesbiche, tutte le persone transgender sono prostitute, tutti i napoletani sono ladri. Certo, c'è qualche napoletano che è ladro, c'è qualche persona transgender che non per volontà, ma perché non è aiutata dalla società a lavorare e che può anche fare la scelta di essere sex work, qualche ballerino può essere gay, qualche giocatrice di pallone può essere lesbica. Il rischio è che noi su questi pregiudizi basiamo la nostra valutazione delle persone e quindi quando c'è uno stigma che è figlio del pregiudizio, quella persona non la guardiamo più nella sua identità, ma la guardiamo quasi come un oggetto, possiamo insultarla, prenderla a cattive parole, farle sentire in senso di vergogna e di disagio. Quindi è importante che la popolazione generale e anche i futuri medici, i futuri psicologi, i medici, i psicologi, gli avvocati, tutti quelli che parteciperanno all'evento, siano messi in grado di conoscere quali sono i risultati della ricerca scientifica. In realtà l'evento rientra anche in un altro evento molto importante. L'Ordine degli Psicologi della Campania ha curato la pubblicazione delle linee guida delle PA per persone transgender, gender non conforming, che sono appunto linee guida alle quali dovranno attenersi tutti gli psicologi che lavorano con queste persone. Perché è importante questo evento? Perché in realtà queste linee guida ribadiscono un concetto fondamentale, il concetto della depatologizzazione, che significa sia che essere trans non è una malattia, non è un vizio, non è una virtù, è un modo di essere. Prima si diceva questo delle persone omosessuali, anche se ancora qualcuno vorrebbe curare l'omosessualità, sapendo che non si può curare, anzi l'ordine di psicologi considera le cure riparative, quelle cure vorrebbero modificare l'orientamento sessuale di una persona molto grave, molto pericolosa. Tant'è vero che l'ordine della Lombardia ha radiato un psicologo che proponeva queste cure. Quindi invito tutti a venire, tutti i giovani, gli studenti, perché loro sono il futuro del mondo. Io ora ho 70 anni e vengo da una cultura che era molto patologizzante rispetto all'omosessualità. Pensate che all'epoca le persone omosessuali erano curate come se fossero pazze, con elettroshock, come insulinico, veniva se loro impedito di poter accedere ai concorsi per i servizi pubblici se avessero dichiarato la loro condizione, che avevano subito un'etichetta di malattia mentale. Oggi nessuno più pensa a questo, o si pensa alle persone transgender. Tant'è vero che molti genitori vengono da noi e dicono: professore, gay sì, trans no. Comprendiamo che la persona può essere sconcertata, non avere consapevolezza, non sapere abbastanza di questo. E forse vorrei anche dire che il nostro Ateneo, insieme a tanti altri Atenei, consente agli studenti transgender, cioè ai nostri studenti e studentesse che non si sentono a proprio agio rispetto al genere assegnato alla nascita, considerando invece qual è il loro genere percepito, consente a questi studenti di avere una identità alias. Che significa? Lo studente può chiedere all'Ateneo di poter essere riconosciuto nel genere percepito. Perché questo è importante? Perché aveva molti studenti che si ritiravano dallo studio, che non volevano più continuare per paura del
pregiudizio, per paura di essere considerati strani. Avevano ancora un nome maschile ed erano vestiti con abiti femminili, avevano ancora un nome femminile ed erano vestiti con abiti maschili. E questo li metteva in imbarazzo al momento di esame, quando dovevano andare a accedere ai servizi dell'università. Oggi i nostri atenei insieme a quello di Bologna, Torino, Milano, Firenze, Bari e tanti altri, consente agli studenti transgender di vedere riconosciuto il loro stato. E soprattutto consente ai genitori di vedere che una persona transgender frequenta l'università, non è destinato ad essere un giorno sex worker o parrucchiera, o non che queste professioni non siano dignitose, ma perché ciascuno può, deve diventare quello che sente di essere, senza sentire che il contesto glielo impedisca. Quindi il nostro ateneo, che considera l'inclusione come uno dei primi motti a cui attenersi, fa sì che il contesto si modifica, consentendo attraverso un regolamento specifico una sostanza transgender di essere presenti. Quindi in questo convegno noi parleremo della condizione delle persone transgender, quali sono dal punto di vista clinico le varie tappe che devono affrontare, quali sono dal punto di vista giuridico, e non solo parleremo di persone transgender adulte, ma anche di adolescenti, e parleremo anche di un'altra condizione, quella dell'intersessualità, bambini e bambine che nascono con genitali atipici. Anche in quei casi la psicologia ha fatto grandi passi avanti, anche la scienza, nel aiutare queste persone a poter vedere ribadito il principio dell'autodeterminazione. Cioè, nessuno deve decidere qualcun altro cosa è e cosa sarà, ma ciascuno deve essere messo in grado di potersi autodeterminare. Quindi venite tutti e vi aspettiamo per questa importante manifestazione che rientra, poi ricordo, nella settimana internazionale della ricerca, che quest'anno ha voluto come nome, darsi il nome, no, ve lo faccio vedere, l'avvenire della cura, cioè qual è il futuro. E cosa sappiate che, per esempio, presso la Tavistock Ring di Londra hanno circa il 400% di incremento di numero di richieste di adolescenti gender fluid, gender varied, che vengono aiutati a potersi riconoscere nel genere di appartenenza. E quindi, diciamo, questa manifestazione ha il senso di guardare verso il futuro, sapendo che il presente talvolta può essere difficile e che il passato è stato, diciamo, molto molto difficile. Ma noi guardiamo sempre al futuro e vogliamo quindi che i giovani abbiano tutti gli strumenti per potersi in qualche modo poi, come professionisti, impegnare nell'ambito della presa in carico delle persone transgender, siano essi avvocati, psicologi, siano essi chirurghi, medici, tutti. Quindi venite e saremo contenti di darvi tutte le informazioni che voi vorrete.